Mentre il lutto cittadino e la rabbia silenziosa degli abitanti a regnare a Favara dopo il crollo della palazzina che ha causato la perdita delle giovani vite di Marianna e Chiara, anche la Chiesa ha voluto essere vicino ai coniugi Bellavia e alla famiglia tutta in questo momento di grande dolore. L'arciprete Don Mimmo Zambito, durante l'omelia della messa domenicale officiata nella Chiesa Madre di Favara, ha voluto ricordare le figure delle due giovani vittime del crollo, non dimenticando le singole responsabilità. Abbiamo vissuto la giornata di ieri e preghiamo Dio di poter trascorrere ancora giorni di tremore, di trepidazione, di rinsavimento, di risveglio della coscienza, di desiderio di tornare ad obbedire a Dio e alle leggi del vivere civile. I nostri cuori sono affranti e tutti ci chiediamo il perché, ma nello stesso tempo, mentre chiediamo a Dio conto e ragione di ciò che avviene nel mondo, nei grandi fenomeni, nei piccoli fenomeni, ma una vita vale quanto la vita del mondo intero. Parole forti quelle dell'arciprete di Favara che, prendendo spunto dalla prima lettura, ha invitato i fedeli a chiedere perdono. Chiediamo perdono a Dio perché la sua parola che abita in mezzo a noi ogni domenica, perché la fede di questo popolo estremamente generoso, a volte lo sappiamo bene, siamo qui per questo, a volte invece si discosta da questa parola di Dio. I procedimenti penali vanno per il loro corso e sappiamo quanto sia complicato e difficile aspettarsi giustizia in questo mondo. Ma la giustizia di Dio ci impone che ciascuno di noi apra la porta del suo cuore, apre la porta della sua vita. Al termine della messa è stata distribuita una riflessione scritta da Don Mimmo insieme ai parroci favaresi per ricordare Marianna e Chiara, ma per puntare il dito sulla burocrazia, complice di questa tragedia annunciata. Preghiamo Dio, si legge nel volantino, che cambi la mentalità dei profittatori, dei pigri, degli speculatori, degli accaparratori, di coloro che mangiano rubando al prossimo e calpestando la giustizia, di quanti si fossero imboscati nel loro servizio di uffici e di burocrazia, nascondendo carte o aspettando che ci si umiliasse a chiedere, a cercare raccomandazioni. Dio cambi il cuore di chi ha fatto apparire come elemosina quanto invece spettava come diritto, riferendosi indubbiamente alla richiesta delle case popolari.